immaginavo una domanda simile. Ecco, assessore, domani ci sarà un consiglio regionale con all'ordine del giorno la discussione e l'approvazione della seconda parte della riforma, quella che riguarda la veterinaria e la salute mentale. E io sarò lì come assessore e sarà l'ultimo appuntamento il consiglio regionale per il sottoscritto come assessore alla sanità, quindi alla prossima seduta ci sarà un nuovo assessore. Per tutte le altre nomine ci sono scadenze fine mese, mese di luglio, quindi non c'è l'urgenza di farle. Valuteremo adesso che si è chiusa la fase concitata, diciamo così, dei ballottaggi, siamo tutti più tranquilli, no, più sereni, no, più tranquilli, avrò modo di... Non è previsto nessun rimpasto di giunta, come qualcuno ha scritto, ma solo, come avevo detto sin dall'inizio, la nomina del nuovo assessore. Lo faremo entro la fine di questa settimana, nei prossimi giorni, assieme a tutti le componenti della maggioranza. Un commento su queste elezioni, è già stato detto tanto, come ho detto io mi sono congratulato con Beppe Sala e con il nuovo sindaco di Varese, Gamberti. Qui abbiamo perso, ci sono ragioni che sono già state indicate su Milano, su Varese in particolare, abbiamo perso voti rispetto al primo turno, vuol dire che è andata a votare meno gente di quella che è andata al primo turno per noi, quindi il problema non è stato la composizione della coalizione, le cose dette, il candidato più o meno moderato della coalizione. Tra il primo turno e il secondo turno cambiano le cose perché bisogna convincere la gente a tornare a votare, non devi convincerla a votare per te, questo lo fai fino al primo turno. E questo lì non è avvenuto come probabilmente da parte nostra, come invece è avvenuto dall'altra parte. Quindi la differenza è solo questa, non è che al secondo turno che abbiamo perso Varese per chissà quali motivi, l'abbiamo perso principalmente per questo fatto. Non siamo riusciti a mobilitare i nostri che al primo turno sono andati a votare. Poi c'è anche l'interpretazione più politica che dice la Lega è stata punita. Non è vero, perché se guardiamo la maggior parte dei ballottaggi ha perso chi governava precedentemente. A Novara abbiamo vinto noi, governava la sinistra, così come a Savona, così come a Trieste. A Varese governavamo noi e invece ha vinto la sinistra. C'è, e il dato più clamoroso mi sembra quello di Torino, dove il sindaco Fassino, da tutti riconosciuto come un bravo sindaco, una buona amministrazione, ha perso così clamorosamente solo perché la spinta del cambiamento prescinde da quello che tu fai come sindaco o come governatore. Questo è il dato più importante, più interessante e più preoccupante anche per noi, perché noi centrodestra e centrosinistra riusciamo a competere tra di noi, in un posto vince il centrodestra, in un posto vince il centrosinistra, ma con quello che è successo temo che se si andrà al ballottaggio centrosinistra con i 5 Stelle e centrodestra con i 5 Stelle, oggi come oggi vince sempre il 5 Stelle, quindi non siamo competitivi. Questa è una valutazione che tutti noi dobbiamo fare. Per quanto riguarda la Regione c'è ovviamente il rammarico per la sconfitta a Milano, c'è il rammarico forte per la sconfitta a Varese, però per quanto riguarda la Regione non cambia niente. C'è la maggioranza che c'è, continuerà a governare fino alla scadenza naturale del mandato. Da domani riprendiamo subito perché, ripeto, c'è in discussione in Consiglio questa seconda parte della riforma sanitaria, che è un altro capitolo importante dell'azione politica della Regione. Repubblica. No, volevo sapere, il nuovo assessore alla sanità o la nuova assessora alla sanità? La decido io. E l'ha già decisa? Non ce lo dici. Domani c'è ancora l'assessore Roberto Maroni, quindi domani se volete facciamo un altro aggiornamento, ma oggi... Ma volevo sapere su Di Pietro, e poi visto che ci siamo sempre in politica, se concorda con Salvini che dice cioè le coalizioni troppo moderate non funzionano, nelle
delle periferie la Lega non ha tirato, proprio su Milano c'era stato una sorta di modello Lombardia che va un po' nell'ottica che lei ha sempre proposto, però Salvini dice non ha funzionato, lo sapere se è d'accordo con la sua valutazione per quanto riguarda la Lega. No, su Di Pietro non dico niente perché anch'io ho letto sui giornali questa candidatura, ma non... ho detto che ci sono tante caselle da riempire nelle prossime settimane, valuteremo con attenzione basandoci esclusivamente sui curriculum, su curriculum non sulle appartenenze o sulle altre o su altre valutazioni. Ci sono dei bandi a cui molti hanno partecipato, ci sono degli avvisi, ci sono delle nomine che vengono fatte invece liberamente, nel senso senza avvisi o senza bandi, perché sono fatte dalle società, non da noi, peraltro, no? Piedemontana e Serravalle non è la regione che nomina, ma è ASAM e quindi rimane nelle loro disponibilità. Io sì, ho sentito i commenti di Matteo Salvini, sì, concordo su questo, sulla valutazione tecnica, su dove abbiamo preso voti o dove non abbiamo preso voti. Poi rimane da valutare il messaggio che noi abbiamo dato, essendo in coalizione con un candidato sindaco non Lega, Milano e Varese. Il messaggio che la Lega ha dato è sufficiente, è stato sufficientemente forte, ha creato più valore positivo che negativo, sono tutte valutazioni da fare. Io mi ritrovo in pieno con quello, con la dichiarazione che ha fatto Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, oggi, e dice che cosa la Lega deve tornare a fare sul territorio, quali temi deve riprendere, in aggiunta a quelli di cui parliamo, la Lega parla continuamente, cioè la sicurezza, l'immigrazione, e quindi mi ritrovo in questa analisi che lui ha fatto. Detto questo, noi continuiamo sulla nostra strada come Regione Lombardia, senza... ho fatto prima della Giunta una riunione, come faccio tutti i lunedì, con i capigruppo di maggioranza, abbiamo fatto le nostre valutazioni, ma poi abbiamo parlato delle cose da fare, a cominciare, ripeto, dalla legge che c'è domani in Consiglio regionale. Tutto il resto fa parte di valutazioni che spettano ai segretari di partito e ai leader politici, non al Presidente della Regione. Altre domande? Un attimo il microfono. Quindi si sta aprendo un dibattito anche all'interno della Lega? Dopo questo, dopo i ballottaggi? All'interno della Lega c'è un dibattito costante su come migliorare, su come rafforzare, su come... Io parteciperò domani sera a una riunione della... la Lega Varese per rincuorare un po' i militanti, perché insomma è una botta quella che è stata presa a Varese, ce ne rendiamo conto, ma noi continuiamo e dobbiamo capire che cosa è successo e capire che cosa fare perché la prossima volta si torni a vincere. Questo è il dibattito che c'è nella Lega, c'è sempre stato ed è una forte e una grande ricchezza che noi abbiamo. Anche sulla leadership? No, c'entra la leadership. Il leader si chiama Matteo Salvini, quindi non c'è nessuno che mette in discussione questo. Parlo della Lega. Altro discorso è la leadership del centrodestra, e lì ci sono tante ipotesi, tante opinioni, tante, però non spetta a me parlarne. Avremo sabato questo incontro a Parma che è molto interessante sui contenuti, però contenuti per il nuovo centrodestra, proposte per il nuovo centrodestra organizzato da Matteo Salvini, a cui parteciperò naturalmente perché mi interessa molto, per vedere se ci sono spunti che io posso già attuare concretamente in Regione Lombardia senza aspettare di vincere e di tornare al governo a Roma. Questi sono il dibattito interno alla Lega e questo sui contenuti, non su, sulla leadership, è un tema che non è in discussione. Allora, chiedere un'altra cosa, se posso. Sì. Riguardo al Gran Premio di Monza, no? Quali sono le condizioni che avete posto alla SIAS e all'ACI? Cioè, volete entrare nella SIAS? Stiamo discutendo, abbiamo un tavolo aperto con la SIAS, siamo in contatto con l'Automobile Club a Milano, che è azionista della SIAS,
con l'Automobile Club d'Italia, che è azionista dell'Automobile Club di Milano e che è quella che è stata delegata dal governo con una legge a mettere a disposizione le risorse di ACI Milano per il Gran Premio di Monza, è scritto nella legge, no? Quindi anche la vicenda di Imola che interviene e dice i soldi dateli a noi non esiste, non sta né in cielo né in terra. La legge parla del Gran Premio d'Italia da fare a Monza, punto. Siamo in contatto perché noi siamo interessati a entrare, sapete che abbiamo già deciso di entrare nella comproprietà del parco di Monza, proprietà indivisa tra Comune di Milano e Comune di Monza, non è la Villa Reale, lì sono due proprietà diverse, c'è la Villa Reale con il parco dietro la Villa Reale dove la Regione già c'è, poi c'è il resto del parco dove c'è il Gran Premio, dove c'è l'autodromo, che è proprietà indivisa del Comune di Monza e del Comune di Milano. Abbiamo già fatto un accordo che deve essere formalizzato dal Comune di Milano e la Regione Lombardia entra per un terzo proprietà indivisa in tutto il parco e ci mettiamo 70 milioni di euro in 10 anni per valorizzare tutto il parco, compreso l'autodromo. Quindi noi siamo interessati a intervenire per valorizzare. Un passo successivo è non vogliamo perdere il Gran Premio perché il Gran Premio di Monza è parte importante della vita del parco, quindi per farlo abbiamo posto alcune condizioni, una di queste è l'ingresso nella regione con una quota di minoranza nel capitale della SIAS, una quota di minoranza, perché è lo strumento che ci consente di erogare questi contributi. Ne stiamo discutendo, credo che potremo arrivare rapidamente alla conclusione dell'accordo. Vi ricordo, già che stiamo parlando del Parco di Monza, che il 24 settembre c'è il concerto di Ligabue, l'unico concerto italiano, non lo fa più al Campovolo, lo fa al Parco di Monza. Anzi, dopo che abbiamo dato l'annuncio, le prenotazioni e le iscrizioni sono state tali che lui raddoppia, farà due concerti il 24 e il 25 di settembre sempre lì e noi metteremo a disposizione, noi abbiamo concordato, però questo non devo dirlo perché ci sarà un'altra conferenza stampa, ci sarà una novità su questo, però sono due concerti che fa Ligabue. Scusi, ma quindi avete stanziato altri soldi oltre al rifacimento del circuito di Monza, no? Avete stanziato anche dei soldi. Noi abbiamo messo 70 milioni di euro in 10 anni, 7 milioni di euro all'anno per la valorizzazione del parco di Monza con interventi che devono essere definiti con i due comuni quando verrà finalizzata la nostra partecipazione, cosa che non è ancora avvenuta da parte del Comune di Milano. Tra questi interventi c'è anche quello di valorizzazione del circuito del Gran Premio, però sono tutte misure che devono essere definite. Per adesso abbiamo messo le risorse.